Laura Sargentini, vendere su eBay, libro che è uscito proprio in questi giorni, lo stiamo presentando a SMAU. Qualcosa su questo libro, sulla materia in generale? Allora, perfetto, questa è la prima guida per le micro, piccole e medie imprese che vogliono approcciare alle vendite online, per cui da questo momento hanno un manuale in cartaceo che li può guidare per creare e sviluppare i propri negozi eBay. La soluzione di appoggiarsi al marketplace è indubbiamente quella più economica, più facile e più immediata per chi magari non ha dei grandi budget come possono avere delle grandi industrie o delle grandi aziende. Quindi sicuramente è da valutare con molta attenzione, cosa che forse non tanto spesso questo viene fatto, perché il 90% delle aziende che apre un e-commerce in genere dopo breve tempo chiude, e questo purtroppo è un dato triste. Cerchiamo di dargli una mano. Fra l'altro, ecco, quello dei marketplace in generale, beh, in particolare, ma comunque i marketplace, è anche un ottimo esperimento per capire se poi c'è un seguito rispetto a quello che stiamo immettendo sul mercato o se forse è meglio ragionarci. Esatto, è una piattaforma di lancio, è una scuola elementare della vendita online, e in particolare perché eBay e non qualche altro marketplace, perché evidentemente eBay risulta come partner e non come competitor, per cui l'azienda può fare branding, può aumentare la conoscenza del proprio brand e testare il flusso degli ordini con gli strumenti molto avanzati anche di marketing, lato SEO, ed essere visibili anche, per dire, su Google Shopping, cosa che non tutti sanno. E questo è un altro aspetto importante, interessante. Fra l'altro, su Google Shopping molto spesso eBay fa anche inserzioni a pagamento su prodotti che ritiene particolarmente validi, quindi senza investire anche direttamente è possibile che ci ritroviamo o nell'organico di Google o addirittura su eBay Shopping in un altro modo con i nostri prodotti. L'altra cosa interessante secondo me è proprio quella che hai detto: non viene percepito e non è un competitor, ed è questo l'altro aspetto difficile forse da far capire alle aziende che vogliono fare e-commerce. Apro il mio negozio, quindi basta con i marketplace, perché in realtà no, non funziona esattamente così. No, infatti sempre più produttori aprono negozi presso i marketplace, perché innanzitutto è importante esserci e monitorare quello che avviene sulle piattaforme, e inoltre sicuramente le aziende riescono appunto a testare tutto quello che è possibile fare ed esserci è importante. Grazie Laura, questo è il libro Vendere su eBay, appena uscito, quindi è freschissimo di stampa. Grazie. Esce domani in tutte le librerie, anzi venerdì. Grazie a tutti.